Ogni cane ha una propria personalità che lo rende unico e inimitabile. Alcuni sono tranquilli, altri timidi, alcuni giocherelloni e ovviamente non potevano mancare quelli nervosi. In questo video di Animalpedia vi presenteremo la top 10 dei cani più nervosi. Da non perdere! Schnauzer nano. Una buona parte degli Schnauzer mostra un carattere calmo. Nonostante ciò, la sua crescente popolarità si è tradotta in un allevamento indiscriminato, che ha portato alla riproduzione di esemplari dal temperamento nervoso e con problemi di salute. Pastore tedesco. I pastori tedeschi hanno un alto livello di energia, perciò hanno bisogno di molta attività fisica e stimolazione mentale. Come gli Schnauzer, l'allevamento indiscriminato ha avuto un impatto negativo sul loro carattere, provocando problemi comportamentali e di salute. Così compaiono nervosismo, paura, eccessiva timidezza o aggressività. Scopri tutto sul pastore tedesco nel video che ti lasciamo. Sloughi o levriero arabo. Si tratta di una razza molto attiva e generalmente non vivono bene negli appartamenti. Questa razza è caratterizzata dal suo carattere inquieto. Per questa ragione è importante offrirgli un ambiente tranquillo. Razze di cani terrier. Esistono diverse razze di terrier che rientrano nella categoria dei cani più nervosi. In generale sono cani energici, che abbaiano molto, possono essere da caccia o un po' litigiosi. Carlino o Pug. I cani di questa razza possono essere molto nervosi, anche se ribadiamo che ogni cane è diverso e ha la propria personalità. Alcuni carlini possono essere molto vivaci e testardi. Qui sopra vi lasciamo un video in cui spieghiamo tutte le cure di cui hanno bisogno i carlini. Border Collie. I cani di questa razza sono molto intelligenti e hanno una grande facilità di apprendimento, ma sono anche cani molto attivi. Senza i necessari stimoli fisici e mentali, accumuleranno energia, che porterà a problemi di nervosismo. Razze di cane Spaniel. Citeremo in particolare il Cocker e lo Springer. Il Cocker Spaniel nasce come cane da caccia e da riporto, anche se negli ultimi anni è sempre più amato come animale da compagnia. Anche in questo caso, l'allevamento indiscriminato ha contribuito allo sviluppo del nervosismo e aggressività. D'altra parte, gli Springer Spaniel hanno bisogno di un alto livello di stimolazione, sia fisica che mentale. Se non glielo offriamo, potranno diventare persino distruttivi con gli oggetti. Barboncino. Anche i barboncini rientrano nella lista dei cani più nervosi ancora una volta, a causa di problemi derivati dall'allevamento indiscriminato. Se ben curati e se stimolati fisicamente e mentalmente, sono comunque ottimi cani da compagnia, intelligenti e adatti alla vita familiare. Conosci meglio il barboncino nel video che abbiamo dedicato a questa razza. Setter irlandese rosso e setter irlandese bianco e rosso. Generalmente sono amichevoli con altri cani, con i quali amano giocare, correre e stare anche con i bambini. Ma tieni presente che sono molto attivi e se non hanno la possibilità di bruciare tutte le loro energie saranno molto nervosi. American Eskimo. Nel suo caso, il nervosismo deriva dalla grande energia che utilizza in tutte le attività che si propone, che si tratti di mangiare, lavorare o combattere. Sono cani da lavoro, incaricati di trainare le slitte o di partecipare a gare. Per questo motivo non sono i più adatti per una vita domestica. In tutte le razze ci saranno esemplari più nervosi e altri più tranquilli. In questa lista abbiamo raccolto quelle razze che generalmente sono più propense al nervosismo. Ricorda inoltre che anche il nostro carattere e come ci comportiamo con loro influirà sul loro carattere. Allo stesso modo, l'educazione e la stimolazione che offriamo al nostro animale determineranno la sua maggiore o minore tranquillità in casa. Alla prossima!